Il sogno continua, quello del San Nicolò che sembra avere un conto aperto a questo punto con le squadre a tinte rosso-blu. Dopo il campo basso infatti ad inchinarsi ai biancazzurri di Epifani è una San Benedittese che livida di rabbia termina in nove uomini e con Nicoletti di Catanzaro scortato dalla polizia fuori dal rettangolo verde al novantesimo e dire che i marchigiani partono forte in un primo tempo alla camomilla. L'indecisione della coppia Amboji lupinetti al quinto libera Tozzi-Borsoi, all'ultima uscita in maglia Samb, lob morbido per la punta, ma che non inquadra la porta. Si diceva dei ritmi, blandi almeno nei primi 45, ravvivati solo dalla sventola da piazzato di Chiacchiarelli che scalda i pugni di Fulop. E chiusura ci prova Napolano, ma cicca col destro, che si vede, non è il suo piede. La ripresa sarà di tutt'altro tenore. Al nono, infatti, la ripartenza di Stivaletta è stoppata dal fallaccio di Fedi, per Nicoletti è gioco pericoloso, rosso diretto per il difensore della Samb e Marchigiani in inferiorità numerica Paolucci arretra Baldinini sulla linea dei difensori ma l'occasione del blitz è troppo ghiotta per il San Nicolò che infatti alza il baricentro, Epifani inserisce Moretti e sarà la mossa decisiva al 62esimo solo la deviazione di un difensore della Samb fa in modo che la conclusione di Chiacchiarelli non trovi il bersaglio grosso Stivaletta da corner non trova la porta istandosi più in alto di tutti ma è al 72esimo che la qualificazione prende la strada di San Nicolò Nicolò. La percussione da sinistra è di Balim, il cross è col contagiri, Fulo esce in maniera non perfetta e Moretti con la punta del destro deposita la palla in fondo alla rete. Cammino ancora più in discesa quando, dopo 4 minuti, Borghetti ne è entrato la commina grossa, spianando la strada proprio a Moretti. L'estremo rosso blu lo stende, il rosso per il portiere è sacrosanto e da in là, più che la punizione di Chicchiarelli, ha le proteste sempre più veementi del Riviera delle Palme. A farne le spese anche Silvio Paolucci, allontanato al minuto 80. Gli spazi per il San Nicolò, però, adesso. Si fanno ampi. Stivaletta non ne approfitta e sarebbe stato un errore sanguinoso se Padovani, all83 avesse trovato l'impatto giusto da buona posizione per far a Lupinetti. Il finale, 7 minuti di recupero, è ancora più incandescente. Sam che protesta per un presunto Mani di Gabriele al 92esimo, su cui Nicoletti sorvola il fischietto calabrese invece, punisce il fallo proprio su Moretti nel momento in cui la punta si trova in area marchigiana. Chiacchierelli dal dischetto batte Marani e di fatto chiude con qualche secondo di anticipo. Una gara che dà al San Nicolò e lascia passare per la sfida di domenica contro il Fano, per la Sam invece solo tanto amare in bocca.